Molestie e aggressioni sessuali, frasi oscene e insulti. Di tutto questo, ancora una volta, è accusato il più noto attore francese Gérard Depardieu, che da stamattina è in custodia cautelare nei locali della polizia giudiziaria. A denunciarlo due donne per episodi risalenti al 2014 e al 2021. In entrambi i casi le violenze sarebbero state commesse sul set. Depardieu è inoltre sotto inchiesta per una terza denuncia da parte di un'amica di famiglia che sarebbe stata aggredita sessualmente durante un'audizione. Ma la lista delle donne che accusano il 74enne è lunga. La stampa francese ha raccolto una ventina di testimonianze, alcune di queste però non possono essere oggetto di indagine perché è passato troppo tempo. Non più di 4 mesi fa il presidente Macron aveva difeso l'attore, invocando per lui la presunzione di innocenza e andando allo scontro con la ministra della cultura francese che aveva puntato il dito contro Depardieu. L'interprete di Asterix e Obelix e di Cyrano de Bergerac, solo per citare alcuni film, ha sempre respinto ogni accusa. In una lettera alle Figaro ha scritto: «Mai e poi mai ho abusato di una donna».